È bellissimo il post sulla storia Chris Rock e Will Sì. Smith, perché questa storia qua ha spaccato in due sia la comunità woke che la comunità del non si può più dire niente. Sì. Perché chi non si può più dire niente da una parte dice, ma che palle, si è incazzato per una battuta, però sempre quelle persone dicono anche, è giusto spaccarti la faccia se tocchi la Certo. mia donna. Sì. E dall'altra parte invece c'era l'opposto, cioè da una parte la violenza fisica sbagliatissima In ogni caso. assolutamente, però comunque la battuta non da. Quindi si sono spaccati i due fronti. Quindi uno come Lorenzo Tosa non sapeva che cazzo di No, posizione ha prendere fatto e ha prima fatto un un post post in in cui un non modo. dice solo cosa è successo, Sì, sì. col suo tono, col tono di Lorenzo, ma dice solo cosa è Sì, successo. sì. E tu dici, ma perché hai fatto questo post? Lo sappiamo cosa è Se vi successo. stesse chiedendo, ha torto Will Smith. Cioè, è semplice, è Assolutamente sì. molto semplice così. Il fatto che il punto è che il fatto che la battuta è brutta, Non battuta toglie che ha orrenda, torto sì. Will Smith. Sì, Cioè, sì, il sì, fatto sì. che la gente Ha usa questa cosa, la battuta torto è brutta, marcio Will non è una Smith. giustificazione, non è un'argomentazione. La Perché battuta è brutta e ha torto Will Smith. come vi Sì, dicevo concordo. prima, c'è questa percezione ora che la gente. Ah, fai una battuta per cui la gente non si offende. Perché c'è questa percezione che la gente si offenda solo per le battute sui tumori, sulle Sì. cose. Ragazzi, vi siete fatti un giro su internet negli ultimi 10 anni? Cioè, si offende per qualsiasi Sì, cosa. infatti anche quella Per qualsiasi. conversazione lì non ha Io ho fatto senso. un pezzo su Comedy Central quest'anno in cui fingevo una telefonata tra la ragazzina 12enne di Montanelli che aveva sposato e Montanelli, chiamandolo ovviamente pedofilo, denunciando quello che aveva fatto. I commenti di insulti mi arrivano per l'inesattezza storica, perché per loro non c'era il telefono. No, aspetta, cioè uno che ti ha criticato perché hai fatto una chiamata con Non Montanelli c'era nella il gag? tele persona, uomo con divisa militare nell'immagine del profilo, non c'era il telefono Mona. E io parlo anche di caramelle di Lupo Alberto in questo coso, quindi cioè, non c'erano manco le caramelle di Lupo Però lui Alberto. quello non lo Però esclude. sei in un pezzo su un uomo Cioè, che ha io non ci comprato credo. una bambina 12enne e ci ha ovviamente fatto se la sfruttava e cosa. Il tuo problema è che non ci fosse la. Io parlo di Comedy Central in questa telefonata. Io Perché parlo di spieghiamo, South spieghiamo un attimo Park. la gag, un'ipotetica e comica chiamata tra Montanelli e la sua moglie Lo trovate su Giuseppe. Lo YouTube. trovate su YouTube. Andate a Esatto. recuperare. Dopo questa puntata schizzeranno le Sicuro. E visualizzazioni. il problema non è la moglie dodicenne, ma è il fatto che Assolutamente nella no. gag tu lo fai chiamare con un No, telefono. ovviamente il problema sicuramente erano persone di destra, pro Esatto, Montanelli, eccetera, sappiamo. eccetera. Però l'attacco era non c'era il telefono. Uno era proprio non c'era non c'era il telefono Mona. Fantastico. Tra l'altro, sulla cosa di Will Smith, quanto non so se avete vissuto anche voi questa cosa, quanto era evidente per noi, almeno per me lo era, che era vera come cosa, perché Sì, no, all'inizio no, certo, ma. tutti erano convinti, non erano tutti, un sacco di gente nei commenti li vedevo sotto gli articoli, ma tantissimi, ma centinaia, ma secondo loro caschiamo per questa roba, classica cazzata di Hollywood, Sì, bufala, poi il finti, Grande ci sono i Fratello, negazionisti di base, no? poi il Sì. Grande Fratello ha 14 autori, il Grande Fratello, 14, 14, vi giuro, se andate a vedere i titoli di coda sono 14 autori, no, è tutto vero, è un reality, Ma sì, è un chiaramente. reality. Ogni volta che succede una roba così, però c'hai ragione tu, ormai di Ci default, sono i ma negazionisti. I tre figurati. grandi argomenti degli ultimi anni, Sì. Covid, guerra in Ucraina, Chris Rock e Will Smith. Sì, ma Ci poi. sono i negazionisti di tutte e tre le cose, Ma poi figurati se è le vero. persone che si offendono per la minima cazzata, non le battute su un problema fisico, una malattia. Tu non so se ti ricordi, non farò il nome di chi era. Ha battute una volta una persona, uno di noi dei comici a tavolo, o uomo o donna, non dico chi, ha Ok. fatto una battuta facendo un personaggio in cui diceva: Ah, questo sta a casa ancora con la madre, vive ancora con la madre a 40 anni. Uno del pubblico si è alzato, forse anche piangendo, ed è uscito dallo studio e poi ha voluto conto perché diceva: Io vivo con mia madre e tu lo sapevi e l'hai fatto apposta. Ma che cazzo ne sapeva? Se l'era presa sul personale quello lì. Però è vero questa roba qua che anche la gente dice, non fare battute che offendono la gente, cioè è Tutte le facile. battute Non offendono. è facile, Tutte le tutte le battute battute offendono la offendono gente. la gente. Sì. Tu fai un pezzo innocuo contro i ciclisti. Ci sono i ciclisti che si incazzano.
Per forza. Poi in quel caso è di cattivo gusto fare la battuta su una persona che non ha la battuta era orrenda. Sì, cioè la battuta era orrenda e non faceva ridere. Ma il cattivo gusto non è violenza a livello che può essere paragonata a un crimine. No, no, chiaro, chiaro. Cattivo gusto, cioè quella battuta, se quello non si fosse alzato a tirargli uno schiaffo, quella battuta la sera stessa se ne parla su Twitter. Tra l'altro era andata nel vuoto, cioè, non già... proprio, non proprio. Ha riso anche lui. A parte che rideva lui, è una delle poche persone che hanno riso alla battuta. Sì, è stato no, è andata molto. Cioè, erano due battute, una accanto all'altra, quella di Penelope Cruz. Quella riderissimo. Quella dopo, però comunque lo senti che qualcuno ha riso. No, 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 chiaro. Quindi è inutile. Era brutta forte, cioè che non avrei riso. Ma non perché mi sarei indignato, proprio che non avrei riso. Sì, ma le battute di merda le abbiamo fatte. Sì, ma perché poi, cioè, tu nel senso, anche, noi vogliamo dire che il contesto suo, che quelle battute magari, cioè lui non è che c'ha nel pubblico Will Smith e la moglie al Cellar, quindi quando la prova lì. No, certo. Quindi, cioè, io empatizzo. E empatizzo pure con Will Smith, perché comunque capisco che ti può partire la brocca e hai uno scatto. Sì, no, no, infatti. È il dibattito. Cioè, ha ragione uno che si alza e tira uno schiaffo. Totalmente d'accordo. Cioè, ma io siete pazzi. Non è che penso che Will Smith sia un maschio tossico imperdonabile. No. Cioè, assolutamente no. Però è vero, se proprio dobbiamo parlarne... Sì. Cioè, non è che adesso possiamo sdoganare questa cosa che se un comico fa una battuta che non ti piace ti alzi gli spacchi la faccia. Cioè, noi tre credo siamo tra i comici più innocui. Sì, 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 non abbiamo quella cosa che vogliamo offendere, vogliamo provocare. Sì. Più di una volta. Certo, certo, certo. Sarebbe potuto succedere a noi. Cioè, che se lo sdoganiamo, più di una volta sicuro abbiamo offeso qualcuno, soprattutto magari quando improvvisi e ti esce qualcosa. Beh.